Dopo il successo dello scorso anno torna la seconda edizione del concerto maratona di beneficenza con il cuore nel fango, l'evento musicale dedicato alle comunità colpite dall'alluvione del 15 settembre 2022. Più di 20 musicisti e band si esibiranno sabato 16 settembre a partire dalle ore 15 sul palco allestito in piazza Luceoli nel comune di Cantiano, luogo simbolo dell'alluvione. Ci fa piacere rilanciare questo momento di iniezione di fiducia rispetto alla comunità, questa maratona musicale, riportando a Cantiano quello che era stato fatto nell'ottobre dell'anno scorso proprio a Fano, in cui il comune stesso assieme alla Caritas promosse questa iniziativa di solidarietà, di questa raccolta fondi che ora vogliamo appunto riportare simbolicamente dal luogo in cui era partito, in quella piazza, piazza Luceoli, che ormai rimane come l'emblema, la fotografia di questa alluvione della regione Marche, e quindi come momento appunto di vicinanza e anche di iniezione di fiducia e riconoscenza rispetto a quanti finora ci hanno creduto, e anche come ringraziamento a tutta quella rete di solidarietà che ci ha sorpreso e ci ha commosso. La maratona musicale vedrà anche testimonianze dirette di chi ha vissuto quegli istanti e un momento di condivisione con gli intervenuti. L'ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione biglietto. E un anno fa si fece questa bellissima iniziativa che aveva tanti significati. Intanto la cultura che si mette a disposizione della solidarietà era un modo che le comunità di tutto il territorio, non soltanto quelle direttamente coinvolte, si ritrovavano insieme per far sentire la vicinanza, l'affetto, perché nei momenti difficili, oltre alle azioni materiali, contano anche questi aspetti. Fu un evento straordinario di grande partecipazione, ma anche di concreta raccolta fondi per andare incontro a quelle che erano le esigenze del momento. A distanza di un anno si ripete questo appuntamento, e la cosa che mi piace, mentre un anno fa lo facemmo a Fano, fuori dal luogo, dai luoghi coinvolti, quest'anno torniamo, è in qualche modo un ponte, un modo per tenere uniti questi territori, per farli sentire un tutt'uno e non distaccati, ed è anche un modo per ricordare la sofferenza che c'è stata attraverso la musica, i giovani, quindi è un momento di festa ma anche di attenzione e di riflessione su tanti temi, a cominciare anche dai cambiamenti climatici, perché si accadono determinate cose, perché ovviamente ci sono anche queste problematiche. Quindi vi aspettiamo tutti in piazza Luceoli.